Ciao a tutti, ma perché ho scritto, ho avuto l'esigenza di fare questo libro? Beh, è semplice, perché io sono nato a Milano, però da papà di Napoli. Come mai Maradona sia stato così amato da una parte di popolazione che in Italia e Napoli, però in realtà è amatissimo anche in Sud America, in altri stati, diciamo, di solito poi del sud del mondo, ecco. E quindi io ho detto, come mai? Adesso ve lo spiego con un fumetto, che diciamo che è il mezzo che mi è più congeniale. Una frase un po' forte, però in realtà lui ha dato davvero dignità a una città che prima non ne aveva. E quindi si parlava di Napoli non solo per esempio la camorra, ma finalmente si parla di Napoli per qualcosa di positivo. Cioè, noi abbiamo Maradona, cioè abbiamo tutte le cose che tutti come in questo mondo, però abbiamo anche Maradona. Questo aspetto doveva per forza venire fuori, cioè non ci interessava, ripeto, fare una biografia, ci interessava raccontare perché Maradona è diventato un simbolo che è diverso. Si voleva ricordare questo aspetto di Maradona, che era quello che a livello proprio storiografico, ma anche ci sembrava più importante. E quindi sì, purtroppo, come dico sempre, quando si arriva a identificarsi poi in un calciatore, c'è sempre un problema di fondo, nel senso che io sono convinto che solo in determinate realtà un calciatore può arrivare a questo tipo di come dire, a diventare quasi un dio, no? Cioè, proprio, anzi quasi dio senza un dio, cioè proprio dio che si venerava il culto di Maradona. Fare Maradona ci ha voluto un anno, quindi 6 mesi per scriverlo, 6 mesi per disegnarlo. Per scriverlo intendo anche la documentazione, quindi io da Milano andavo spessissimo a Napoli per fare interviste con la gente, cose di questo tipo, contattavo persone che potevano essermi utili per la sceneggiatura. Ovviamente ho letto, credo, quasi tutto quello che è stato pubblicato su Maradona in Italia, più o meno. Dopo essermi documentato, ho dato la mia impronta alla storia, così abbiamo fatto 9 correzioni di sceneggiatura, se non sbaglio, con l'editor. Quindi insomma, 6-7 mesi sono andati via, e poi tutti i giorni metterti lì più o meno una tavola, una pagina al giorno per 6 mesi, fino a che ne hai fatte 200 e la cosa poi viene fuori, e quindi poi te lo ritrovi un po' così e lo vedi, quasi ti sembra sminuito, no? Il lavoro che dici, tutto sto casino. E generalmente è piaciuto molto, quindi anche a livello di vendita è andato bene, e adesso è un po' difficile ributtarsi su cose nuove, perché chiaramente uscire poi da una storia così sentita non è facile. Però piano piano stiamo lavorando ad altro, e quindi insomma passerà anche questo, e così. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.